Grazie, buona giornata. Innanzitutto un saluto e un ringraziamento per la possibilità che ci viene data di intervenire oggi. E credo che dobbiamo partire con una considerazione. Che cosa ci fa un attivista dei centri sociali in uno spazio di discussione sindacale? Perché non è scontato, non può essere scontato, anche per le cose che sono state dette finora, no? Per quell'ambizione che tutti dobbiamo avere nel provare ad intrecciare spazi di lotta e di conflitto, di conquista, di rivendicazione. Però credo che sia fondamentale partire almeno dal nostro punto di vista, da un assunto. Noi non abbiamo mai considerato i centri sociali, i nostri spazi, no? Solamente alla stregua di quattro mura, che siano state occupate, che siano comunque frutto di percorsi di conquista. Noi abbiamo sempre visto i centri sociali come degli spazi innanzitutto attraversati dal precariato, da chi è un lavoratore o un non lavoratore, ma vive quotidianamente le contraddizioni poi del lavoro e della vita, ma anche li abbiamo visti come degli spazi, degli strumenti più che dei fini per sostanzialmente poter organizzare questo precariato, per poter nelle nostre città realmente portare un linguaggio di sovversione di quelli che sono i rapporti di potere esistenti e che ogni giorno viviamo nei luoghi di lavoro, ma anche al di fuori dei luoghi di lavoro. Io faccio alcuni esempi per entrare un po' sui temi che sono stati posti in questa discussione. Tanti di noi precari, studenti, qua a Padova hanno occupato delle case. Per affermare una cosa, che il diritto all'abitare di cui spesso si parla viene compiuto, viene realmente fatto, spesso sfondando i portoni di case, di abitazioni che sono sfitte, appunto per riappropriarsi, per affermare un diritto alla dignità e all'abitare che è fondamentale. A Venezia, qua vicino, addirittura ci sono interi quartieri che sono stati occupati da attivisti e da famiglie, spesso di migranti, insieme, proprio per affermare il fatto che in una fase di crisi il diritto all'abitare non è solamente un'emergenza, è un qualcosa che con forza dobbiamo affermare perché fa parte della precarietà delle nostre vite. Altri di noi stanno nei nostri centri sociali costruendo percorsi reali d'accoglienza, era stato detto prima, no? Che cosa significa l'accoglienza adesso? Che cosa significa affermare anche modelli dal basso in un momento, in una fase in cui sia dal punto di vista delle istituzioni, no? Dove vige la non accoglienza, sia dal punto di vista, ad esempio, di alcune cooperative, c'è il modello dell'accoglienza business. Ebbene, è importante riuscire ad avere dei modelli, degli esempi di accoglienza fatta dal basso, che a volte è molto più efficace ed efficiente di quella appunto della non accoglienza fatta nei termini in cui dicevo prima. Altri hanno costruito esperienze di polisportive popolari, antirazziste, perché? Perché il diritto allo sport è un diritto che deve essere assolutamente dentro le corde di tutti e tutte devono essere possibilitati ad accedere allo sport, e proprio lo sport diventa ad esempio uno degli strumenti attraverso cui si va poi a distruggere la fabbrica dell'odio razziale di cui si parlava prima. Altri ancora, e finisco questa breve narrazione, altri stanno all'interno di comitati ambientali, di chi lotta. Nell'intervento che mi ha preceduto è stato spiegato bene di chi lotta ogni giorno nei nostri territori per combattere la devastazione ambientale, l'inquinamento, chi produce cambiamento climatico, ma chi
ci fa affari su queste cose, di chi, di quei modelli di corruzione. Abbiamo visto recentemente sulle cronache di tutti i giornali l'affare del Mose a Venezia. Bene, c'è chi interverrà dopo di me, che entrerà più nello specifico, però io sono qua anche per invitare i presenti in questa sala a una 2 giorni importantissima che si terrà domani e dopodomani a Venezia contro i mostri della laguna, contro le grandi navi, perché quella lotta già dentro di sé contiene tanti elementi di intreccio, no? La questione appunto dell'inquinamento, la questione del turismo di massa, ma anche la questione dello sfruttamento da parte delle grandi compagnie da crociera del lavoro vivo. Bene, io non volevo fare questo elenco di cose semplicemente per presentare un mio biglietto da visita oppure per auto-esaltare, perché non c'è bisogno di questo. C'è bisogno invece di dirsi che il padronato assume tante forme. Assume la forma di chi ha fama nei luoghi di lavoro, assume la forma di chi sottrae diritti, assume la forma magari i padroni, no, di tante aziende cooperative in cui molti di voi fanno vertenze, sono gli stessi che partecipano, sono compartecipi dei grandi scandali bancari che hanno portato sul lastrico milioni di persone in Italia e in Europa. Sono gli stessi che finanziano progetti come le grandi navi, i grandi inceneritori, le grandi opere inutili che ci sono nel nostro territorio, no? Basta vedere il Veneto. Sono gli stessi che sostengono governi che votano leggi come il Jobs Act, come la buona scuola, come lo sblocca Italia e tante altre. Questo, a mio avviso, è condizione fondamentale per poter pensare in qualche modo di intrecciarci in diverse forme. Perché se è vero che il padronato assume tante facce, è anche vero che la precarietà, la nostra vita, assume tante facce. A volte fatichiamo a farle incontrare, a farle dialogare, per questo è importante che ci siano spazi di discussione come questo, in cui ci si confronta apertamente e cerchiamo insieme di trovare soluzioni. No, la precarietà è la precarietà che viviamo, no, nelle vertenze, sui luoghi di lavoro, ma anche la precarietà di chi non ha casa, la precarietà di chi vive forme di razzismo ogni giorno, la precarietà che poi è la precarietà del vivere le nostre città, che sono sempre città più in preda al securitarismo, no? Al razzismo, come dicevo prima, all'inquinamento. Ecco, è questa la precarietà assume tante facce. Bene, il prossimo anno ricorre il decennale dell'inizio della crisi globale. Sarebbe bello che organizzassimo tutti una grande festa in Italia e in tutta Europa per davvero mettere in campo un ciclo di lotte che sia all'altezza. Questo sarebbe un bel modo di festeggiare questo decennale. Ci sono diversi economisti che stanno dicendo che la crisi globale iniziata appunto 10 anni fa non è una crisi di valorizzazione del capitale, ma è una crisi di redditi, è una crisi di distribuzione della ricchezza. In altri termini, questo che cosa significa? Significa che in 10 anni i ricchi sono sempre meno, ma hanno sempre più ricchezza, patrimoni e potere, i poveri sono sempre di più, ma hanno sempre meno. Questo è un meccanismo, come dire, all'interno del quale, ecco, parliamo spesso, si sente parlare, lo discutiamo, no, con le persone che conosciamo, di guerra tra poveri. Ma che cos'è la guerra tra poveri se non quel meccanismo che strategicamente le elite globali hanno scelto per governare questa crisi? Perché è più facile che il penultimo, è più facile dal loro punto di vista e dalla loro strategia, che il penultimo se la prenda con l'ultimo e non con il primo. E questa è una delle questioni che noi siamo costretti in questo momento non a sfatare, ma ad attaccare
ad attaccare. E questa strategia credo che, come dire, si vive in tanti modi, no? Prima la Monica parlava di alcune leggi che sono state fatte dal governo italiano, perché i governi sono ovunque degli strumenti attraverso cui questa strategia si esplicita. I decreti che poi sono diventate leggi, Minniti Orlando, avevano sostanzialmente due obiettivi: da un lato quello della sicurezza nelle città, di combattere il degrado, dall'altro quello della gestione delle migrazioni. Bene, dentro queste due leggi noi abbiamo in realtà visto e vissuto, lo stiamo vivendo in tutte le città, che la sicurezza è ideologia securitaria. La sicurezza, per come la intendono loro, è negazione di libertà, è negazione di diritti, è negazione di democrazia. La libertà di muoversi all'interno dei nostri spazi urbani, soprattutto da parte dei migranti, ma anche di attivisti politici e sociali come noi, viene sempre più negata. E questo perché c'è un'ideologia, appunto, in cui la sicurezza viene messa non solo al primo posto, ma diventa il modello attraverso cui gestire le contraddizioni e i conflitti che ogni giorno abbiamo nei nostri territori, ma che spesso non si incontrano, non si incrociano. E l'altra questione, ad esempio, l'attacco alle ONG, a chi lo fa non per lavoro, perché ricava dei soldi, come è stato detto falsamente, ma chi lo fa per passione. La questione di salvare migranti che fuggono da guerre, da cambiamenti climatici, da situazioni davvero incredibili nel Mar Mediterraneo, che è diventato sempre più tristemente un mare di morti. E quindi, ecco, c'è stato questo attacco fatto dal governo, amplificato dai media, proprio alle organizzazioni umanitarie, a chi appunto stava semplicemente esercitando il diritto a salvare vite umane. Questa è barbarie, io la chiamo barbarie. Però ecco, tutto questo, no? La guerra tra poveri, poi lo diceva Gianni nell'apertura, alimenta un altro meccanismo, cioè il fatto che ideologie che noi pensavamo passate, che sono state sepolte dalla storia, purtroppo stanno ritornando gruppi di estrema destra che ovviamente si avvantaggiano di questa situazione che è prodotta dalla crisi, ma viene gestita in questo modo, no? Lo vediamo ad esempio in questa città, ma in tante altre città, il fatto che vengano addirittura fatte da forze di estrema destra, neofasciste come Forza Nuova, ronde contro il degrado, che in realtà sono semplicemente la riproposizione dello squadrismo fascista. Il fatto che alcuni vogliano, qua il 17 luglio scorso c'è stata una manifestazione da parte di Forza Nuova contro lo Ius Soli, che inneggiava addirittura alle morti nel Mediterraneo. Però siamo stati in grado quel giorno di dare una risposta a centri sociali, lavoratori, sindacalisti, l'abbiamo data. Abbiamo cercato di impedire che ci fosse quella parata, l'abbiamo fatto anche scontrandoci con la polizia, con determinazione. Ma per dire cosa? Per dire che non possiamo accettare questa retorica della guerra tra ultimi e penultimi. Non possiamo assolutamente accettare questa retorica. Questa retorica va ribaltata, va sovvertita. E abbiamo, penso, tutti le immagini di quello che è successo quest'estate, no? Quest'estate è nella calda estate, no? Di cui si parlava prima, ci sono stati sgomberi di centri sociali come a Bologna, di occupazioni abitative importanti, fatte di rifugiati come è successo a Roma. Abbiamo in mente tutti quanti le immagini degli idranti che vanno in Piazza Indipendenza a Roma per sgomberare centinaia di rifugiati che si erano riappropriati di uno stabile abbandonato semplicemente per viverci, per abitarci. Ecco, questa è la barbarie della guerra tra poveri e dell'ideologia della sicurezza. Fortunatamente però abbiamo avuto delle risposte, manifestazioni appunto a Roma, a Bologna, con migliaia di persone e
Piazza Indipendenza è diventata un simbolo e diverrà un simbolo anche ad esempio l'8 di ottobre, quando proprio i rifugiati, cacciati, sgomberati hanno convocato un'assemblea nazionale per discutere tutti insieme di cosa fare contro questo modello, no? che viene rappresentato in Italia dalle leggi Minniti. Probabilmente c'è bisogno, lo sentiamo, ci sono tanti appelli che girano in Italia in questo momento di una mobilitazione nazionale contro questo modello di governo delle città e del nostro paese, ma anche contro il razzismo. Ecco, queste credo siano cose fondamentali. È fondamentale parlare dell'aggressione che viene fatta quotidianamente alle nostre vite, ai nostri diritti, ma è necessario mettere in comune le risposte. Ci sono risposte. Il nostro corpo sociale, nelle tante forme che assume, sta rispondendo all'attacco. Lo vediamo in Italia, lo vediamo in Francia, quello che succede contro una legge che è molto simile al Jobs Act. Ci sono lotte, la cosa importante, ed è per questo appunto che sono fondamentali spazi di discussione come questo. Credo sia importantissimo cercare di intrecciare i piani di lotta, i piani di esperienza, di parlare come del modo in cui le vertenze, anche forti, che vengono fatte nei luoghi, fatte anche vinte nei luoghi di lavoro, intreccino poi quello che è la precarietà, come dicevano, nelle varie città, nel corpo sociale complessivo. E per questo credo che l'idea di solidarietà, che pure è un sentimento nobile, importante, ma in questo momento non basti. Io personalmente ero con tanti di voi a Grisignano qualche anno fa, davanti al PRIX, non solamente per portare solidarietà. Noi quelle barricate le abbiamo costruite insieme, e questa è una cosa fondamentale, perché ci dà, come dire, l'idea di un modo in cui le lotte si possono vincere. È chiaro che noi queste cose dobbiamo costruire nei nostri territori, ma devono sempre guardare al globale, perché poi dentro quella dimensione noi riusciamo realmente, no, a cambiare quegli assetti di potere, a sovvertire quegli assetti di potere. Io concludo, e mi scuso se sono stato un po' lungo, concludo prendendo spunto da un appello. Voi avete scritto, a mio avviso, un documento di indizione di questa assemblea che è molto interessante, perché si pone in maniera franca il problema e la questione di come costruire in questo momento, oggi, nel 2017, uno sciopero che sia vero, che non sia rituale, uno sciopero che comunque riesca ad andare oltre i luoghi di lavoro, che riesca realmente, anche attraverso, con tanti strumenti, costruendole insieme le assemblee nelle nostre città, ma riesca realmente appunto a fare male. Una volta si diceva: con gli scioperi dobbiamo fare male al padrone, al capitale. Dobbiamo porci nuovamente questa questione di come rendere questo strumento all'altezza della fase e della situazione. Bene, dico e concludo, noi ci siamo. Costruiamo, partiamo ad esempio da Padova, dalle città in cui siamo, costruiamo insieme questa giornata, facciamola diventare davvero una giornata, ma non so, cioè che non sia solamente la giornata, ma sia comunque parte di un intreccio che mai, come in questo momento, è indispensabile. Grazie mille, buona giornata.